a sud sono quelle, le suite, perché qui stanno meno persone, stanno anche più comodi. Che va ripresa sicuramente. Orvieto, un lunedì mattina come tanti. La casa di reclusione ha una trentina di celle, dentro un centinaio di carcerati. Quello di Orvieto è uno dei 7 carceri in Italia che fa della rieducazione dei detenuti attraverso il lavoro uno dei suoi punti di forza. Lavoro in conti correnti, faccio la spesa agli altri detenuti. Ogni cella compila una lista settimanale. Un blocco noti, un panno spugna, una batteria stile, un rasoio Mach 3, e due pavesini, un cornetto, una crostatina. Passiamo il tempo diversamente, se siamo un po' più impegnati con la testa. Quando esco da lavorare, mi riprendo la mia vita. Sarti, tessitori, falegnami, fabbri, la riabilitazione passa attraverso queste officine. Come cambia la vita in carcere, lavorando o non lavorando? Cambia molto, perché si riesce sul lavoro e può aiutare sempre per un domani, quando uno esce magari si allontana dai guai. Ho imparato tante cose rispetto a me stesso, dal mio pieno impegno che magari uno fuori non c'aveva. Un punto di partenza, ma anche di arrivo. Per maneggiare forbici e altri utensili potenzialmente pericolosi bisogna dimostrare di voler cambiare vita. Non tutti riescono a trovare un lavoro. Anche prima, mentre facevamo il giro in sezione, due detenuti che mi hanno chiesto di lavorare per sollecitare la loro istanza per essere ammessi a un'attività lavorativa. I fondi che il Dipartimento ci assegna non sono purtroppo sufficienti a dare risposte a tutti quelli che chiedono lavoro, perché qui lavorano 35-40 persone. Abbiamo visto nella nostra esperienza e nella nostra quotidianità che i detenuti lavoranti sono quelli che fanno il loro percorso, la loro carcerazione senza causare problemi né a loro stessi né a noi né ai compagni di cella, eccetera. Il lavoro sarebbe la cosa più importante, il deterrente più grosso affinché all'interno di tutti gli istituti d'Italia ci fosse sicurezza, ordine e tranquillità. Così c'è chi proprio dietro a queste sbarre decide di aprire un nuovo capitolo della propria vita. Da quando sto in detenzione ho visto che questo era un carcere che propenso, disposto alla riabilitazione. Qua faccio sia pitture di intonacini, lavori di pittura, poi fa lavoro allo spaccio, lavo i piatti, insomma, tutto quello che c'è da fare in un bar aiutando al brigadiere che gestisce il bar. Ho avuto un percorso negativo della mia vita e quindi ho fatto degli sbagli. Stando fermo con la testa ho capito tutti gli errori che ho fatto. Io vengo da una famiglia che nessuno mai ha avuto a che fare con la legge, abbiamo sempre lavorato. Mi sono pentito amaramente. I laboratori e le scuole non possono però trasformare la realtà. Il carcere rimane carcere e lo è per tutti. Che all'esterno comunque sia viene percepito quasi come giusto il fatto che il carcere implichi delle sofferenze aggiuntive. Questo è già allucinante, perché nessuno dice che uno deve stare in condizioni dignitose, ma semplicemente uno deve essere privato della libertà, che già è una bella, è una bella pena. Chi ha sbagliato deve pagare, poi d'altronde ognuno di noi aspira sempre alla libertà,